Ciao ragazzi, oggi voglio spiegarvi come creare una fantastica transizione all'interno di Premiere Pro, ma prima ho la torta nel forno, quindi la vado a togliere. Due bruciate. La torta al cioccolato. Eccomi qui dentro Premiere, vi faccio vedere un pochino com'era il prima di questo effetto, ovvero questa clip qua, guardate, che poi con una semplice maschera che vi farò vedere come creare è diventata questa cosa. E ce ne sono diverse di questo tipo, ma la cosa più importante, ragazzi, è che quando andate a girare o comunque quando pensate di fare una cosa del genere, ricordatevi sempre di trovare un punto d'attacco, come in questo caso questa persona qua, che mi ha fatto da transizione e che è passata completamente davanti alla telecamera, quindi da un lato all'altro. In questo caso qui ho sfruttato un altro elemento, guardate. Vedete, questo era la cornice di una finestra e io l'ho usata appunto per fare la transizione al drone. Guardate l'effetto riattivando appunto questa maschera qua. È un effetto molto carino da fare ed è semplicissimo, in quanto si basa solamente appunto su una maschera di livello. Guardate questa maschera qua, se avete già visto il mio video sulle maschere di livello sarete molto avvantaggiati, se non l'avete visto correte subito a vederlo perché è veramente veramente interessante e vi spiego come andare a utilizzare questi punti, cosa che spiegherò meno in questo video. Semplicemente vedete qua che ho ricalcato la figura del mio soggetto che mi fa da transizione, guardate, passa completamente davanti alla telecamera da qua fino alla mia uscita qua a destra e vedete che la maschera lo segue frame dopo frame andando ad oscurare tutta questa parte qua che verrà appunto riempita con il video che noi metteremo sotto. Ora questa qui è stata un po' difficile da fare perché ho usato tantissimi punti per farla molto molto realistica. Vi faccio vedere come ho creato questa qua, semplicemente copio questa selezione qua, Ctrl C, e mi risposto in qua, Ctrl V. Il sotto non ci interessa, noi lavoreremo principalmente sul sopra, quindi allungo un attimo questa composizione qua, vado a cancellare la maschera, addio maschera, che ricreeremo insieme, e vado semplicemente a tenere premuto Alt e trascinare in alto questa clip qua, in modo da averne due uguali una sopra l'altra. E voi direte, a che serve? Serve semplicemente per andare a selezionare meglio le nostre parti. Quindi andiamo a un punto dove la nostra selezione è ben visibile, questo è quello che vogliamo tagliare fuori, questa parte qua a destra. Una volta abbiamo trovato la nostra inquadratura da cui partire, selezioniamo il nostro livello superiore, questo qua, clicchiamo su questo strumento penna sotto opacità, ci verrà creata automaticamente questa maschera 1 che noi potremo utilizzare andando a mettere appunto questi puntini sopra il nostro schermo. Parto da qua sopra, fuori dall'inquadratura, è importantissimo ragazzi. E voi ora potete andare a utilizzare tanti punti o pochi punti in base alla difficoltà della vostra selezione. Per esempio io per la finestra, quella là che vi ho fatto vedere prima, ho usato solamente 4 punti perché era una linea retta. Questa qui è un po' più difficile, quindi utilizzate punti in base a quanto volete fare realistica la vostra selezione, ok? Vado a creare questi altri punti qua, se non ce la fate bene a lavorare potete andare a premere la E accentata, oppure se usate la tastiera americana come faccio io, il punto e virgola, in modo da avere tutta la schermata grande e magari andare a rimpicciolire leggermente l'inquadratura, così del 25%, per andare a lavorare migliormente in questo modo. Una volta fatto questo, torno un attimo fuori da questa schermata perché la cosa più importante è andare a cliccare sullo stopwatch qui, ovvero sul cronometrino accanto a tracciato maschera. Altrimenti tutto quello che faremo sarà nullificato, ragazzi. Voi non volete che succeda una cosa del genere, vero? No, assolutamente no. Clicchiamo su maschera nuovamente per farla riapparire. Ritorno alla mia schermata a figura intera e poi ora mi sposto frame dopo frame avanti e indietro per andare a completare questa maschera. Potete spostarvi semplicemente utilizzando la rotellina del mouse, quindi se io vado in alto con la rotellina vado indietro col tempo, se vado in basso con la rotellina la ruoto verso il basso vado avanti con la mia timeline. Allora, la maschera rimane ferma, la maschera non segue il vostro soggetto. Cosa dovete fare? Potete fare in due modi, dipende dalla difficoltà della vostra inquadratura. Se la vostra inquadratura non è tanto difficile, basterà cliccare su questi tastini qua, traccia in avanti, e la vostra maschera verrà tracciata e spostata automaticamente da Premiere Pro. Ma il 99% delle volte non la traccia bene o la traccia veramente veramente male. E quindi cosa faccio io quando ho queste selezioni difficili da fare? Vado avanti e semplicemente vado a spostare la mia maschera di livello e i miei puntini
in modo che siano sempre così e che coprano quello che voglio coprire io. Vado avanti di un frame, sposto la maschera e sposto i puntini. E vado avanti così fino a che non ho finito tutta la maschera. Quindi ogni frame dovrò spostare i miei puntini. Vedete qui come i miei puntini seguono la mia selezione. Ora voi non volete stare a seguire tutto il procedimento come minimo, però lo faccio molto velocemente. Posso anche andare ad aggiungere punti, ma ragazzi, una cosa importantissima, mai togliere i punti, perché se poi andate a togliere un punto, magari alla fine della vostra transizione, perché non avete più bisogno, vi verrà tolto anche all'inizio. Quindi attenzione. Mai togliere i puntini, sempre aggiungerli va bene, ma toglierli no. E ora qui abbiamo l'ultimo frame e la fine della nostra maschera, quindi abbiamo a togliere tutti i puntini, la nostra maschera copre l'intero schermo. Guardate, se torno indietro con il video, ok, e devo fare la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi da dove ero partito devo andare avanti, devo andare indietro in questo modo qua. E ora che ho finito la maschera, vedete che è tutta fuori dallo schermo. Via via riempie lo schermo, copre la parte questa qua che io voglio nascondere e va a riempire tutta l'immagine. Ora, se io vado a cancellare la parte sotto, vedete che viene praticamente visibile solamente la parte che ho selezionato prima io. Quindi torno negli effetti, vado a cliccare su invertito per andare a scegliere la mia selezione. Aumento anche un po' la sfumatura di questa maschera per renderla meno netta. Anche qui dipende da cosa dovete selezionare voi. Vado a mettere sotto il mio video e guardate, una volta che parte avrò questa mia transizione. Ok, funziona alla grande, più veloce la transizione meno si noterà questo effetto qua. In questo caso direi che è venuto bene, soprattutto perché erano sfocati i capelli. È stato veramente veloce da fare, veramente facile. Non mi resta che andarci a mettere il mio livello di color correction sopra ed è a posto, ed è perfetto così. Quindi ragazzi, se il tutorial vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace qua sotto e di andare a condividere il video con i vostri amici sulle vostre bacheche di Facebook, in modo da aiutarmi a far crescere il canale. Ora, mi sono dimenticato lo zucchero a velo, e secondo me sulla torta lo zucchero a velo è qualcosa che non può mai mancare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, oggi non voglio spiegarvi come creare una fantastica torta al cioccolato. Ora, io mi sono dimenticato lo zucchero ed è una cosa veramente triste. No, sono rotto.